Domenica scorsa sono stato ospite del Team Aggressive Italia al Mugello per il primo round della Coppa Italia Turismo. Allora, io faccio una premessa. Io prima di questa esperienza non avevo mai seguito niente, praticamente, del turismo. Per quanto riguarda le quattro ruote, seguivo solo campionati con monoposto formula o con auto da GT. Ma raga, ho scoperto che è una figata incredibile. Una volta entrati dentro, i meccanici del Team Aggressive hanno subito cominciato a mettere a posto la macchina, che tra l'altro è una Hyundai TCR del 2022 dal costo di 115.000 euro. Cioè raga, ma ci rendiamo conto? Cioè guardate che volante! E qua prendiamo anche coscienza di quanto effettivamente costa mandare avanti un team. Come minimo due macchine, una più quella di riserva. Almeno a weekend un treno di gomme, che può variare dai 2.000 ai 2.500 euro. E spesso non ti basta, in quanto all'interno di tre giorni puoi avere un sacco di problemi come incidenti, problemi alla pressione delle gomme, graining, cioè veramente un calvario. Il camion per portare box, macchine e tutto. Tra l'altro raga, hanno un camion che veramente... bellissimo. Pagare i dipendenti, compresi i meccanici e chi lavora all'interno del team. In più ovviamente in sé l'iscrizione al campionato, che sappiamo essere tra le cose che più costano in questo sport. E guardando il quadro generale, o ti trovi degli sponsor che almeno in parte ti coprono queste spese, come fanno il 99,9% dei team, oppure ci metti i soldi di tasca tua. Ma... sono tanti. Già poche ore prima dell'inizio di gara 1 il team inizia a prepararsi e i meccanici iniziano a preparare la macchina. Tra l'altro ragazzi, parlando dei meccanici, sono stati tutti veramente molto carini, tutti molto simpatici, che mi hanno lasciato vloggare anche quando loro lavoravano mentre gli ronzavo intorno. Mi hanno sopportato. Più tardi Isabel, che è la ragazza con cui avevo già parlato durante la settimana per organizzarmi, mi ha portato a fare un giro dentro al paddock della Coppa Turismo Italia. Allora, voi avete il box, no? Esatto. Però vedo anche che tanti team, tante Porsche, tante macchine comunque non hanno il box, hanno il gazebo dentro al paddock, lo state vedendo voi in questo momento. Che cosa, cioè, che cosa varia? Cioè, ve lo assegnano direttamente il campionato? Come funziona? Ma in realtà, guarda, ti dico sinceramente, dipende sempre un po' dalla disponibilità, perché poi appunto a fianco noi abbiamo le auto storiche, quello dipende. In realtà... poi sì, chiaro, te lo assegnano in base a quello che vuoi, se vuoi un box doppio, uno singolo, te lo assegnano gli organizzatori del campionato, però dipende molto dalla disponibilità, cioè ad esempio moltissimi, come potete vedere, Porsche e così via, hanno il gazebo, dipende sempre dalla disponibilità. Noi l'anno scorso, per esempio, con il TCR, col fatto che non c'era più disponibilità di box, abbiamo dovuto mettere il gazebo, poi chiaramente anche a livello di costi cambia, diciamoci la verità, quello era abbastanza sottinteso, però... c'è anche da precisare quello, quindi è tutto un discorso così alla fine. Che tra l'altro fa parte di un gruppo, del gruppo Peroni Race, che comprende non solo la Coppa Turismo Italia, ma comprende più campionati come le Porsche, come le Lotus, come le Midget, come le Formula, che questo weekend però purtroppo non c'erano. Dopodiché siamo andati a fare un giro sulla terrazza vista pit lane del Mugello, in quanto erano iniziate le gare della giornata e stavano cominciando a girare le Porsche. E lascio parlare le immagini. Questo secondo me è il punto della pista dove si riesce a vedere di più. Vediamo il rettilineo, l'entrata dei box, la Casanova Savelli, l'arrabbiata 1, l'uscita delle Biondetti. Cioè beh, favoloso, da questo punto di vista la pista sembra veramente veramente piccolissima, ma in realtà è veramente immensa. Prima di gara 1, Mauro Guastamacchia, team principal nonché pilota del Team Aggressive, mi ha concesso un breve intervento dove mi ha spiegato un po' la situazione prima della gara e mi ha tolto anche qualche curiosità. Allora, siamo a meno di un'ora dall'inizio della gara, di gara 1 e del campionato. Prime sensazioni e poi ti chiedo, cosa prova un pilota un'ora prima della gara, specie se, quando ci si gioca? Ma no, guarda, allora oggi siamo tranquilli, la macchina va bene, ieri abbiamo avuto un problemino non poco indifferente, ma sono riuscito io a sopprimerlo cercando di fare un ottimo tempo. Purtroppo siamo riusciti a fare solo il sesto tempo, fortunatamente abbiamo fatto due giri buoni uno dietro l'altro e ci permette in gara 2 di partire terzi. Quest'oggi, adesso in mattinata, la gara tra una mezz'oretta partiamo sesti, però essendo una partenza lanciata non è importante partire in prima o in terza fila. La gara è lunga, sono 25 minuti, vediamo un attimino, il passo ce l'abbiamo e dobbiamo riuscire a,
a non perdere la testa e a cercare poi di dare la zampata se si riesce per la vittoria. Quello che prova un pilota un'ora prima è niente. Un po' di agitazione, un po' di adrenalina, ci si prepara psicologicamente e niente. Poi una volta che si mette il casco non si pensa più a niente. Il problema è il pre-gara, ma una volta che sei dentro poi dai il massimo e ti concentri su quello che stai facendo. Dopodiché si è andato a vestire, quindi si è messo la tuta, casco, guanti, praticamente tutto quello che serve a un pilota. È montato in macchina e si è schierato in griglia. In griglia ci siamo andati anche noi. E raga, vi assicuro che andare in griglia in una gara del Mugello, per la prima volta tra l'altro, è una delle emozioni più grandi che si possa mai provare. Vedi la gente in tribuna, vedi le macchine, i piloti, i team, sono tutti lì in ansia prima della gara che parte tra poco. Bellissimo, bellissimo. Dal rettilineo abbiamo fatto una corsa incredibile di 2 minuti per andare a vedere in tempo la partenza in tribuna e dovevamo passare dal paddock, quindi una corsa contro il tempo. E staremo a vedere, ma intanto ci siamo perché tra poco la safety car rientrerà in pit lane, dunque saremo pronti per goderci il via di questa stagione 2022 della Coppa Italia Turismo con Lopez e Fernandez in prima fila, Ghermandi e Butti in seconda, Rocca e Guastamacche in terza, vetture che stanno transitando sul rettilineo box, via, si parte in questo momento, scatta la stagione 2022 della Coppa Italia Turismo, vediamo il gruppone che si avvia velocissimo verso la staccata della San Donato con il gruppo RC2. Dalla P6 Mauro ha fatto una gara piuttosto ok, insomma si è più o meno lottato la quarta, quinta posizione con Paolo Rocca, che poi è andato a vincere gara 2 e bazzicando intorno a quelle posizioni, consapevole del fatto che in gara 2 sarebbe partito terzo e che quindi avrebbe potuto giocarsi la vittoria. La macchina stava andando fortissimo, il passo c'era, inizia l'ultimo giro in quinta posizione, ma... undicesima per Milli, dodicesima per Moscone, poi a seguire Cioffi, Agostini, Cevasco, Stefani, Guastamacchia che è scivolato in 17ª posizione, non inquadrato dalle telecamere, però deve essere successo qualcosa nel finale a Mauro perché il finale, appunto la classifica finale ce lo dà in 17ª posizione. Poi... il surriscaldamento dell'acqua all'interno del motore lo frigge completamente. Mauro alle biondetti dell'ultimo giro, alla penultima curva, si ferma e non finisce la gara. Ora si tratta solo di andare a riprendere la macchina in assistenza, ripararla e sperare per gara 2. È ora di pranzo, ma il team continua a lavorare. Senza sosta, è praticamente una corsa contro il tempo. Prima per capire quale fosse esattamente il problema e poi per ripararlo in tempo per gara 2. Considerando che si aveva solo 4 ore di distanza tra una gara e l'altra. Qua ho visto proprio che atmosfera c'è all'interno di un team, ma in particolare all'interno del team Aggressive. Tutti uniti, tutti compatti, insieme intorno alla macchina, meccanici e lo stesso Guastamacchia, tutti insieme per capire quale fosse esattamente il problema e per capire cosa si dovesse e non si dovesse fare. Ma purtroppo, this is motorsport. Il motore è andato e non si riesce a partire per gara 2. Il team Aggressive da bandiera bianca. Si rimette tutto sul camion e si riparte direzione Pavia. Io mi sono veramente divertito tanto con questi ragazzi. È stata veramente una domenica fantastica. E anche se i risultati forse non sono stati all'altezza delle aspettative, i weekend no, alla fine ci stanno. Però ripeto, ho visto un team con una sintonia imbarazzante tra pilota, meccanici e tutti quelli che gli ronzano intorno. Il campionato è ancora molto lungo. Il secondo round comunque sarà a Vallelunga e lì sarà importantissimo riscattarsi. Dopo che il team praticamente se ne stava andando, stava mettendo le cose dentro il camion e stava preparandosi a ripartire, io avevo comunque un pass e quindi ho passato praticamente tutto il resto della giornata a vedermi le gare del pomeriggio, da più inquadrature. Sono andato a bordo pista dal rettilineo, che non potete capire la sensazione quando le macchine ti passano a pochi metri da te. Ho attraversato il paddock, il tempo di fare una leggera salita e sono arrivato all'uscita dell'appoggio secco. Anche lì veramente stupendo. E nel tornare giù ho fatto un salto al Mugellino, che è la pista dei go-kart. Il Mugello è il Mugellino, il Misano è il Misanino, Monza è il Monzi, no. Ringrazio veramente tanto il team Aggressive per questa esperienza. Per me, ripeto, era la prima volta all'interno di un paddock di un campionato, quindi ero bello emozionato, però mi è servita veramente tanto. In più, che rimanga tra di noi, sto cercando di andare anche a Vallelunga. Ringrazio quindi Mauro Guastamacchia, team principal, nonché grande pilota del team. Isabel, che mi è sempre stata dietro e mi ha accontentato qualsiasi cosa le chiedessi. I meccanici, che mi hanno sopportato tutto il giorno mentre ronzavo intorno alla macchina. Mi ha fatto veramente piacere. Sono stato veramente tanto contento.
Qua sotto trovate tutti i loro link, dai loro social, Instagram, Facebook, al loro sito, quindi mi raccomando, andateci a fare un salto perché non ve ne pentirete. E dato che ci siete, come al solito, fate un salto anche da me, dai. Io vi saluto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!